un altro po' di pasta. No, io era buonissima. Questa è sì, diventata un pessimo. Sì, sì. Niente. Ho provato a raccontare l'apparente perfezione di una generazione. Molto spesso questa generazione cerca di nascondere le proprie fragilità, considerandole molto spesso delle cose talmente negative da compromettere le proprie vite. Nella storia di Imperfetti ritroviamo appunto un gruppo di amici che non si vedono da un sacco di tempo, con delle apparenti novità delle proprie vite che sembrano essere perfette, fighissime, sotto l'occhio vigile di Giulio, il fratello adolescente di uno dei protagonisti, che comunque analizza in maniera molto critica questa generazione più grande di lui, tanto da metterlo anche in discussione, da avere paura di non riuscire a capire cosa sarà per lui arrivare all'età degli altri commensali. Allora, il mio personaggio si chiama Giulio, è il fratello piccolo di Luca, che è il padrone di casa, quello che invita tutti quanti questi amici a venire a cena. E Giulio è più piccolo, ha appena iniziato l'università, vuole crescere ma si fida poco, quindi studia molto le persone, e in questa cena è la sua occasione di studiare questi adulti. Si fa molte domande su come vuole diventare, su cosa vuole essere, perché. Cioè, quello che vede un po' lo affascina, ma in realtà lo spaventa, perché sono tutti finti in qualche modo. Sono imperfetti, nel senso non hanno neanche più la scusa che stanno crescendo oramai, sono già grandi e sono imperfetti, e in loro non riconoscere di esserlo, nel senso che non c'è niente di male a sbagliare in qualcosa. Imperfetti perché ognuno di noi si è portato avanti in questi anni che ci hanno diviso per lavoro, per studi diversi, delle cose che cerchiamo di nasconderle. Io sono un attore, uno dei pochi dei protagonisti di questa serie che affronta tranquillamente queste sue imperfezioni, ovvero il fatto di non trovare lavoro, il fatto di non essere comunque sia famoso e potersi permettere magari appunto dei lussi, altre cose. Allora, Lorenza è una donna in carriera, è in realtà una giovane donna in carriera, era la tipica prima della classe, no? Quella che sa sempre tutto, perfettina, quella che fa anche la spia, quindi insomma anche un po' odiata dai compagni e colleghi. Però ha avuto successo nella vita, ha avuto tutto quello che voleva. Non esiste l'amore, non esiste il tempo per avere un fidanzato, per fare le passeggiate col fidanzato, per amare, perché non ha... Forse non ha il coraggio di amare, no? Ha paura di fallire in questo. Il personaggio di Monica è un po' strano. È quello rimasto un po' più bambino, un po' più immaturo sotto molti punti di vista, nonostante sia incinta. E nonostante questo però mantiene una vivacità, un entusiasmo che... si differenzia dal modo di fare, dal comportamento, dalle reazioni degli altri personaggi che sembrano un po' più posati, ecco. Invece lei è totalmente, in questo senso, un po' fuori di testa, molto spontanea, e per questo che risulta un po' pazza, però fa tenerezza, quindi le si vuole bene, nonostante tutto. Io ho voluto fortemente questo cast. Quando ne parlai con uno dei protagonisti che mi ha aiutato anche con Raffaele a scrivere un attimo la sceneggiatura, l'idea chiara era quella di lavorare con nuove persone, con persone però che mi dessero sia già dalle prove un'emozione in più rispetto a quelle che avevo già vissuto in altri progetti. Pier Giorgio ha un occhio molto curioso. Proprio negli occhi si vede che cerca, che ti cerca, che cerca di capire chi sei, che cerca di capire in che modo puoi rappresentare meglio il tuo personaggio o quale storia puoi dare al personaggio. Sul set ci lasciava totalmente liberi di fare quello che volevamo, perché le prove le avevamo fatte, sapeva che aveva già quello che voleva da noi. Quindi eravamo liberi di improvvisare, di cambiare, di provare, sperimentare.
quindi è stato molto divertente. È una persona molto, cioè sì, la ritrovo molto in quello che leggo, in quello che scrive lui, dei suoi personaggi. Io voglio molto bene, lo conosco bene e so che questo è veramente un lavoro che l'ha messo a nudo in qualche maniera, quindi si è messo in gioco. Perché contiene tante piccole sfumature di lui e contiene anche tante piccole sfumature di noi. Il cast mi ha aiutato anche a migliorarmi professionalmente, quindi questo è il tipo di ricerca che faccio sempre ogni volta che faccio un nuovo progetto. Quindi il cast è fighissimo, non so, The Part, però è figo. Quando mi è stato detto così dal niente andiamo a Roma Fiction Festival, ho cominciato a saltare per casa, cose così, cioè... C'è un piccolo sogno. La vivo, sono elettrizzata. È un'occasione bellissima, sia per l'autore e il regista di questa serie, sia per noi attori. La prima cosa che io ho pensato è il totale senso di responsabilità nei confronti delle persone che hanno lavorato per questo progetto. A livello professionale credo che sia un'esperienza, spero che sarà un'esperienza fighissima. È l'emozione delle farfalle nello stomaco, è proprio... Poi per noi ragazzi che siamo agli inizi è veramente un'occasione grandissima da cui potremmo trarre solamente belle cose, solamente vantaggi. Una domanda. Ah, io ho sempre paura delle domande. Di domandoni di non ce la posso fare. No, ma adesso spara. Quali sono le vostre paure?